La questione dei precari approda in Commissione Garanzia e Controllo, assente ai lavori l'assessore Betti Leone e la dirigente al personale Ilda Coluzzi. Di fatto la seduta è servita solo per ripercorrere le tappe di questa spinosa vicenda, alla presenza di lavoratori e sindacati. L'amministrazione tuttavia non si schioda, il rischio di danno erariale persiste. Il presidente del Consiglio Comunale, Carlo Benedetti, cerca di fare chiarezza. Anche il sottosegretario De Micheli, non so che lavoro faccia nella vita, ma dovrebbe sapere, per il ruolo istituzionale che riveste, che un governo non ha bisogno di fare mail, conferenze stampa e articoli sul giornale per esplicitare la propria posizione. Qualsiasi entità e istituzione amministrativa si muove per atti, deliberazioni, determine le istituzioni di rango comunale e provinciale, e quelle di rango regionale e nazionale possono fare leggi, regolamenti, decreti leggi, decreti del Presidente della Repubblica, almeno circolari interpretative, come fanno anche la gran parte degli enti, per esempio l'INPS, l'INAIL, su questioni legate ad interpretazioni di legge. Che la De Micheli faccia come è nelle sue facoltà, è anche un suo dovere, una circolare interpretativa che mette al riparo questo comune da la possibilità di creare un danno contabile e dalla possibilità anche di commettere un reato. Lo spettro della Corte dei Conti continua ad essere agitato dall'inizio di questa vicenda. Al danno contabile tuttavia potrebbe aggiungersi anche il rischio di un procedimento penale. Il parere è contrario perché dalla lettura di quanto previsto dal Jobs Act, che tutti, a parte la suggestione del nome inglese, comporta alcune problematiche di questo tipo che incidono su situazioni come il lavoro precario, anzi soprattutto sul lavoro precario, impedisce la proroga ad nutum di questo tipo di contratto. Il lavoro precario è un lavoro, i lavoratori hanno sottoscritto un contratto a termine e sapevano benissimo che sarebbe cessato. Ovviamente siamo tutti per prorogare i contratti, siamo tutti per permettere occasioni di lavoro, ma non è pensabile che il Comune vada contra legem per favorire una categoria o per far piacere ai sindacati, insomma, è evidente.